Il Potenza Calcio ha ufficializzato il nuovo allenatore per la stagione 2023-2024. Sarà Alberto Colombo a prendere il posto di Giuseppe Raffaele. Siglato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzioni per le stagioni successive. Sentiamo le parole del direttore sportivo Natino Varrà e il videomessaggio che il tecnico 49enne ex Pescara ha inviato ieri ai tifosi rossoblù durante l'evento spettacolo nel quale sono state anche presentate le tre divise ufficiali. Voglio ringraziare le persone che hanno lavorato per il Potenza lo scorso anno. Colombo mi ha colpito intanto la sua umiltà, considerando che lo scorso anno ha fatto allenato a Pescara, quindi comunque una compagine importante dove si lottava il campionato con Catanzaro e Crotone, quindi avvalora ancora di più quello che abbiamo detto: vogliamo alzare l'asticella, vogliamo cercare di fare qualcosa di superiore a quello che è stato lo scorso anno. Che Potenza sarà quello di Colombo? Partiamo dal principio che continuiamo il lavoro fatto dello scorso anno, quindi sotto il profilo tattico rimarremo con quell'assetto, fermo restando che poi valuteremo pure i giocatori che si prenderanno. E lui non è un integralista, quindi non ha problemi di modulo, di sistema di gioco. Caturano resta o se ne va? No, Caturano resta. Con questo videomessaggio voglio cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente la famiglia Macchia e il direttore Varrà per la fiducia accordatemi, fiducia che spero di ripagare con l'aiuto dello staff e della squadra. In fondo, ma non per ultimo, un caloroso saluto a tutti i tifosi del Potenza, sicuro che con il loro supporto, con il loro aiuto andremo a toglierci delle grandi soddisfazioni. Forza Potenza e buona serata a tutti.